Sperno seine Hund in Tosca. Il bovaro bernese Tosca non si allontana dalla sua proprietaria Rita Berthold e con buona ragione. Tosca è in realtà un normalissimo cane di famiglia, ma ora le ho fatto fare un addestramento per cani di servizio per diabetici, affinché mi indichi i miei stati di ipoglicemia. Riesce a farlo quasi prima che me ne renda conto, così mi mette in guardia. Tosca avverte graffiando, grattando la gamba, come esercizio. Rita Berthold indossa una maglietta su cui è rimasto l'odore di un'ipoglicemia precedente. Non ci si può esercitare 10 volte al giorno, ci si esercita semplicemente se si è in ipoglicemia e così via per tanto tempo finché ci riesce. Un cane di servizio per diabetici ben addestrato ha bisogno di circa un anno e mezzo prima che si mostri affidabile. È possibile farlo per ogni esercizio una sola volta. Lo fa soprattutto con l'olfatto. Se una persona è in ipoglicemia, ha un odore che lei riesce a sentire. Se una persona è in una situazione di stress, produce più adrenalina e loro lo percepiscono, lo sentono e probabilmente anche il nervosismo che si ha, il formicolio, si è diversi dal solito. Tosca accompagna la sua padrona ovunque, anche dove normalmente i cani non hanno nulla da cercare. Come un cane di servizio, Tosca porta anche un piatto particolare, così non ci sono discussioni. Se un diabetico non si accorge che la propria glicemia aumenta o diminuisce, possono esserci conseguenze anche gravi. Pertanto è necessario esercitarsi anche per le situazioni di emergenza. In caso di ipoglicemie estreme, si può entrare in coma diabetico. Tosca cerca di svegliarti, ti lecca un orecchio, ti dà una spintarella. L'obiettivo è che abbai e metta in allarme le altre persone. Se nessuno è presente, prova a svegliare la persona svenuta. Poi si precipita di nuovo nell'appartamento e porta l'apparecchio per misurare la glicemia, che Rita Berthold, per l'esercitazione, ha lasciato in sala da pranzo. Con il piccolo dispositivo Rita Berthold può leggere il grado di ipoglicemia e porre rimedio alla situazione, prendendo una caramella. Anche durante il sonno i livelli di glicemia possono variare. Come cane d'allarme, Tosca è in grado di prevenire gravi conseguenze per la salute, come il coma o l'insufficienza d'organo, e di salvare vite umane. Ben fatto, Tosca. Esame da cane di servizio per diabetici superato, ma con tante lodi, perché Tosca deve prima leccare e sbadigliare per imbarazzo canino.